Amici del basket, ben trovati al Palamacchia di Livorno. Oggi in campo la CFC Livorno e il Basket Golfo Piombino per una partita valida per il campionato di Serie B, girone A. Questa è la 20ª giornata. Io sono Edoardo Tamaglio e vi terrò compagnia per tutta la durata della partita. Questa partita che è un derby, quindi un match ancora più interessante rispetto alla media delle partite giocate dalla CFG e ovviamente anche al Basket Golfo Piombino, ma è un derby un po' particolare perché fra le fila degli avversari, dei padroni di casa, ossia appunto di Piombino, ci sono vecchie conoscenze proprio dei tifosi labronici. In particolare ci sono tre ex, Mattia Venucci, Mario Gigena ed Edoardo Persico, che la scorsa stagione erano in quintetto nella CFG, che arrivò addirittura in semifinale, sconfitta poi solo dalla Mezzana Siena, poi laureatesi campione. Quest'anno tutti e tre hanno portato i loro talenti un po' più a sud di Livorno, appunto a Piombino. Quindi una partita carica anche di emozioni, sia per il pubblico presente che per appunto alcuni dei giocatori coinvolti. Un altro ex importante, Alessio Iardella, ormai da qualche anno legato al Basket Golfo Piombino, ma che è stato prima nelle giovanili e poi una pedina importante della Pallacanestro Don Bosco Livorno dei primi anni di Serie B. Partirà dalla panchina per coach padovano Alessio Iardella. In campo vediamo i quintetti con il numero 11 Mattia Venucci, con il numero 8 Edoardo Persico e con il numero 15 Mario Gigena, appunto i tre grandi ex completano il quintetto. Poi con il numero 3 Edoardo Pedroni e con il numero 13 Camillo Bianchi. Livorno schiera Giorgio Artioli, adesso impegnato nella palla 2, poi il capitano Leonardo Mariani, Nicolo Ravazzani, Marco Perin e con il numero 6 Andrea Giampaoli. Primo possesso per Livorno con Perin che va fino in fondo a segnare con la mano sinistra. Partita che sarà presumibilmente ad alto ritmo, e così la pensa forse anche Mattia Venucci, che prova a spingere sull'acceleratore ma rientra bene la difesa labronica. Mario Gigena esce dai blocchi, questo è uno dei suoi tiri. Giocatore sicuramente là con l'età, ma che siamo sicuri mostrerà grandi canestri e giocate di assoluta prelibatezza. Possesso ancora per Livorno, in vantaggio sul 2-0. Lo scambio per Artioli e Giampaoli, adesso è Giampaoli che prova ad andare dentro ma è ben contrastato dalla difesa. Poi Venucci che trova Bianchi, va forte verso il canestro, sbaglia però. Ancora il possesso per Piombino, pick and roll, grande palla di Venucci, ma non è altrettanto preciso forse il passaggio rispetto all'idea originale. Quindi palla persa e Piombino che ancora ferma a quota zero. Perin con la palla trova Ravazzani, bel duello contro Persico, subito raddoppiato e anche molto forte da Mario Gigena che va a commettere il fallo. Raddoppio, quasi un blitz quello di Mario, giocatore italo argentino, che non ha ovviamente bisogno di presentazioni. Rimessa dal fondo per Livorno affidata a Marco Perin. Lo scambio, l'end off con Ravazzani, poi Perin che trova ancora Ravazzani. Questo è un tiro che ha Nicolò ma sbaglia, rimbalzo di Gigena e poi Venucci con il pallone. Trova ancora una volta Bianchi, si gioca per Venucci in uscita dai blocchi, l'end off con Persico. Il raddoppio, Persico adesso libero dai 6 metri, sbaglia, vola Camillo Bianchi al rimbalzo, va a commettere il fallo in attacco e ancora il tabellone dei punti non si muove per Piombino. 8 minuti e 32 sul cronometro del primo quarto. Livorno ha un altro possesso, però adesso finora ha capitalizzato solo 2 punti con Marco Perini in possesso adesso. Poi Giorgio Artioli che scambia con Mariani, principio di mezza ruota, poi il pick and roll con Giampaoli, marcato molto bene da Pedroni, sbaglia però. E rimbalzo ancora una volta di Venucci, grande rimbalzista per la statura. Palleggia adesso il tiro di Persico che però
non si intende con, scusate, di Cigena, che non si intende appunto con Persico. Palla recuperata però da Piombino, ancora Venucci, che trova stesso Pedroni da tre punti, è un air ball, vola Cigena, rimbalzo offensivo, ma la palla la controlla Livorno, che combina un mezzo pasticcio con Perin e Mariani. L'arbitro è un po' indeciso, ma alla fine la palla viene affidata a Piombino, quindi il pasticcio non è più mezzo ma è completo. Palla persa per Livorno e ancora Piombino, che è sempre ferma a 0 punti. Venucci adesso molto pericoloso, soprattutto sulla resta e tiro. Il cambio con Giorgio Archioli, va fino in fondo Mattia, va a forzare un tiro, arresto in mezzo all'area, nonostante le braccia protese dei difensori, va a segnare quelli che sono i primi due punti e della sua partita e della partita di Piombino. Palla sotto per Ravazzani, contro Persico, un buon taglio di Artioli che dà un finger roll un po' difficile, forse fa sentire però il rimbalzo offensivo Perin, e la palla è ancora per Livorno, che avrà 13 secondi per tirare. Rimessa affidata allo stesso numero 4, esce Mariani. Perin vuole la palla in post basso per vantaggio di chili e centimetri su Venucci. Palleggia adesso il tiro di Giampaoli, che è un tiratore micidiale, stavolta però va lungo, e la palla è per Piombino, due pari. Grande canestro in precedenza di Venucci, qui difesa adesso di Livorno è allungata, ma si libera bene del pallone. Mario Cicena in angolo, marcato da Giorgio Artioli, passato e presente anche futuro della CFC Livorno, si incontra un bel duello questo fra Ravazzani e Persico. Ravazzani va a commettere un fallo, Persico è molto più alto ma è dotato anche di grande tecnica, cliente non facile per Ravazzani. Primi due liberi della partita, è proprio il numero 8 della linea della carità, sbaglia il primo, un ottimo tiratore di liberi Edoardo Persico, soprattutto se si conta il fatto che in genere i lunghi non sono così, non eccellono sempre in questo particolare fondamentale. Va a segno con il secondo, qui c'è un rischio di palla persa di Livorno sulla pressing di Piombino. Giampaoli ci pensa, poi decide di giocare con il cronometro, pick and roll, Artioli è solo, ma la palla di Giampaoli è non facile da controllare, va a tirare comunque Artioli, galleggiando in aria. C'è un fallo, direi, offensivo a rimbalzo, over the back, per Niccolò Ravazzani su Edoardo Persico. 3-2 adesso il vantaggio degli ospiti, 6 minuti e 29, partita finora molto intensa ma certo non si può dire altrettanto spettacolare. Venucci con il pallone, pick and roll con Cigena, e fallo ancora per la CFC Livorno, stavolta il colpevole è Marco Perin. Marco Perin che nella partita di andata vinta da Piombino fu protagonista però di un'ottima prestazione anche balistica. Il suo duello con Venucci è sicuramente divertente, una partita nella partita. Deviazione con il piede per Artioli, quindi si riparte. Direi che il cronometro dei 24 secondi può essere riciclato, non è così per gli arbitri, e allora ancora 18 secondi per tirare per Piombino. L'uscita di Venucci, poi l'uscita di Pedroni, ancora Venucci con il pallone, prova il pick and roll, invece va fino in fondo, va però a scontrarsi contro la difesa di Livorno. Green prova a spingere ma è eccellente la transizione difensiva di Piombino, e poi Ravazzani butta via il pallone, tunnel di Venucci, contropiede e va a concluderlo Camillo Bianchi, subendo anche il fallo. Canestro buono, fallo di Giorgio Artioli, grande contropiede di Piombino, prima con Venucci che addirittura ha fatto passare la palla tra le gambe di un difensore, poi l'assist di Pedroni per Camillo Bianchi che va a sbagliare però il tiro libero supplementare. Piombino sembra adesso avere preso un po' più di ritmo rispetto soprattutto a Livorno, che invece continua a faticare in attacco. Post basso, ancora Ravazzani va però a usare tutto
tutta la sua tecnica. Il movimento, come al solito, è un po' scolastico, ma è, come al solito, molto efficace. Due punti per Ramazzani e meno uno adesso per Livorno. Di Gena trova Persico, questo è un tiro eccellente per Edoardo, che però sbaglia ancora. Lungo di grandi tecniche e di ottime mani Edoardo Persico, e qui c'è un fallo stavolta di Venucci, mi trova assolutamente d'accordo l'arbitro. Fallo di Mattia Venucci nel suo consueto numero 11, quella della scorsa stagione. La scorsa stagione fu una stagione davvero particolare, davvero molto brillante per Mattia e per la CFC Livorno. Qui la ricordano ancora, va dentro, corna la moto, Marco Perino va a subire un altro fallo, vediamo di chi è, ancora del numero 11, quindi è il secondo fallo per Mattia Venucci che se ne accusa. Non una bella notizia questa per coach Padovano, che ha come assistente Marco Nerre, anche lui un ex, e anche lui l'anno scorso era sulla panchina ad assistere coach Quilici in quella che appunto fu una vera e propria cavalcata, se non trionfale quasi. Giampaoli va a forzare, ma va anche a segnare con il passo e il tiro. Canestro difficile, ma le doti balistiche di Giampaoli sono tutte lì da vedere. Altri due punti per Piombino, che però è sotto 6-5. Venucci adesso da fermo, trova ancora Persico, si va molto dal numero 8 che va a commettere un'infrazione di passi, secondo l'arbitro, nell'arresto di potenza in mezzo all'area, poi concluso con un semigancio davvero interessante, ripeto, un giocatore di grandissima tecnica. Difesa che potrebbe essere a zona fronte pari, mi sembra assolutamente così. Una zona che ha messo in difficoltà Livorno in quel di Bottegone, l'ultima partita persa, qui però la palla si muove benissimo, Giampaoli sbaglia quello che può essere considerato come un rigore, sbaglia anche Ravazzani, ma va a correggere in tapin Giorgio Artioli. Time out per Piombino e Livorno che conduce 8-5, quando ci sono ancora 4 minuti e 25 secondi da giocare sul cronometro del primo quarto.